L'alieno di Giovanna S. e Pat Pakal. Parte 4. In memoria di Oscar Kismaert. Passare in rassegna la preistoria dalla nascita dell'essere umano e successivamente la storia degli eventi e del susseguirsi delle civiltà ha richiesto non più di un paio di giorni, tempo locale. Anche perché, come una pentola in cui l'acqua bolle, i loro imperi, le loro repubbliche, le loro civiltà si sono susseguite senza sosta, compiendo azioni cicliche di nascita, splendore, decadenza e fine. Invece, decodificare l'anomalia multiforme a livello mentale che ha subito la razza umana è stato un processo lungo ed arduo, visto che, nonostante la mia lunga esperienza di analista, non mi sono mai trovato di fronte a fenomeni tanto attorcigliati e difficili da districare. La complicatezza nel comprendere il fenomeno uomo nasce da varie componenti. Esse lo hanno reso contemporaneamente molto debole, ma anche, forse per reazione, molto violento. Osserviamo quali sono queste concause. La mancanza di una memoria stabile e precisa rispetto agli stessi eventi della sua esistenza, per non parlare della mancanza di memoria e consapevolezza di specie. L'accesso alla memoria collettiva gli è stato completamente precluso per un motivo estremamente semplice, ma molto significativo. La manipolazione genetica originale ha strappato il cordone extracorporeo che collega ogni specie alla sua radice mnemonica spirituale. Non avendo origine naturale, l'uomo non può accedere ai meccanismi autonomi e mirati dell'entità. Non ha più radici, non ha progenitori. Lo scontro dualistico tra le due razze, l'ipogea e la terricola, centinaia di migliaia di anni li hanno divisi. In questo modo, le nuove razze hanno dovuto e potuto costruirsi delle regole di sopravvivenza, hanno dovuto sviluppare degli espedienti, imparare a servirsi della nuova caratteristica che aveva sostituito l'istinto animale basico, l'intelligenza funzionale. Terricoli e ipogei si fusero e si confusero. Le famiglie delle caverne pian piano divennero clan con regole e caratteristiche distintive, ma quello che accomunava tutti era la droga e l'emozione che provocava il cannibalismo, e più precisamente il consumo di cervelli e ghiandole degli individui della propria specie. Effettivamente, in questa evoluzione al negativo ebbero buon gioco i maschi adulti, quelli più aggressivi e battaglieri. Dopo l'uccisione della vittima, per cibarsene, il cervello e le ghiandole spettavano ai capi, che li assumevano crudi e, se possibile, ancora caldi, freschissimi. Ai più deboli, alle donne e ai vecchi, restava la carne, spartita secondo precise regole gerarchiche. Il capo o i capi guerrieri, eccitati dal pasto, possedevano sempre per primi le donne del clan, perpetrando, per ovvie ragioni, accoppiamenti per lo più incestuosi. Quindi, i maggiori consumatori di cervelli erano anche quei maschi che ingravidavano più spesso le femmine. Quei maschi, naturalmente, erano anche i più acuti nel tendere trappole, nel coordinare strategie di caccia, nell'affinare l'efficacia e la pericolosità delle loro armi, insomma, i più dotati di intelligenza funzionale. Essi sopperivano alla mancanza di memoria con l'insegnamento tramandato di generazione in generazione e con la capacità di speculare su una problematica da superare. Erano anche i più intelligenti, naturalmente, e poiché erano i padri di quasi tutti i neonati del clan, l'intelligenza si ampliava. Purtroppo, per il povero uomo, l'intelligenza speculativa è una caratteristica spirituale, pertanto esterna al corpo e collegata solo in maniera vibrazionale, di frequenze per intenderci, al corpo materiale.
Ma l'organo di contatto, la ricevente meccanica, che collega le disposizioni della mente spirituale con il corpo esecutivo, è il cervello. I cervelli degli umani, ad ogni generazione, dovevano accrescere le cellule, le funzioni, le interazioni e le sinapsi, per permettere una risposta veloce ed efficace del sistema nervoso generale e, conseguentemente, dell'intero corpo. La sessualità illimitata e l'intelligenza acuita nascondevano una nuova insidia al genere umano, senza regole ed è tutto incapace di autogovernarsi per autocontrollarsi. La crescita esponenziale della massa cerebrale in una scatola cranica troppo piccola. Ancora una volta il futuro si faceva incerto e scuro per l'uomo cannibale. L'evoluzione dell'uomo, caso unico nell'universo, si è comunque svolta, ma a scatti, cioè a modo suo specifico. Nonostante tutto, l'essere ha subito delle trasformazioni, ma non in sequenza logica, naturale, adeguata. In realtà, questi scatti, questi scossoni evolutivi, sono avvenuti sotto pressione, senza armonia né nel rispetto dell'ecosistema. Lo sviluppo dell'umanità scattava in avanti improvvisamente, come una molla su cui si esercitano pressioni contrastanti. Una parte dell'umanità cambiava, persino nello stesso clan di appartenenza, e diventava di colpo diversa, più evoluta, più intelligente. Anche la struttura del corpo subiva mutazioni abbastanza repentine, non osservabili negli altri animali se non nei virus o nei batteri. La natura primordiale, cellulare, come un pilota cerca di tenere in rotta un veicolo danneggiato, non ha mai smesso di tentare di riportare l'umanità in equilibrio con se stessa e con il resto del sistema Terra. Ma l'uomo, applicando l'intelligenza funzionale, estremamente povera di capacità di calcolo ed è tutto incapace di prevedere le conseguenze dei suoi interventi, decontestualizzati dalle leggi dell'habitat, continuava a fare danni basandosi su assiomi del tutto assurdi.